io ho letto che lei recita in spagnolo, in inglese, in francese, in romano, in napoletano, mi sono dimenticato. In fiorentino. Ecco, è giusto. Gigi Magni, che mi ha insegnato molto, mi diceva: sei fortunata perché tu sei trilingue, napoletano, fiorentino, adesso il romano te lo affino io, che infatti poi il romano l'ho imparato con lui. Della Maria Rosario Maggio di Canzonissima, lei come la vede, con un po' di tenerezza adesso ripensandoci? Io quando vedo, ma a parte anche se vedo, non so, i racconti fantastici di Edgar Allan Poe con Vittorio Mezzogiorno, Philippe Leroy, Gastone Moschin, che insomma c'ho un anno o due di più, non è che ero comunque una cucciola, o Squadra Antiscippo e Roma Mano Armata, che sono stati i miei primi film, adesso sono cult movies, ma insomma, poi come ho fatto, è vero che nel cinema si fanno degli errori clamorosi, perché insomma, avevo 18 anni, mi hanno fatto fare un magistrato. C'è questa abitudine degli attori maschi italiani di avere sempre ragazze giovani credendo che si fanno lo sconto. Invece secondo me è peggio, che si veda ancora di più. Cioè è difficile, come nei film americani, che vicino a un Nicholson già grande c'è una Diane Keaton. Magari c'è Laura Chiatti, che ha la metà degli anni di lui. Non so, io penso che quando torneremo, in qualche caso si fa, fare il cinema con il cuore e non come si deve fare per la distribuzione o per la televisione, torneremo a avere il posto che meritiamo in questo paese. Lech, che cosa significa essere un leader? Non rispondete alle provocazioni! Era un mio desiderio covato da tempo, no? Perché sempre a un'attrice di solito chiedono quale personaggio ti piacerebbe interpretare, e quindi io sin da ragazzina dicevo Oriana Fallaci, con risposte più o meno, diciamo così, che dicevano che sei pazza, perché questo che indosso è il cameo davvero appartenuto a Oriana Fallaci, che aveva attaccato sul colletto del pullover e che ho nel film, la pelliccia, gli appunti che abbiamo fotocopiato, gli scritti che si vedono nel film sono la scrittura di Oriana. La cosa più difficile è stata trovare le sigarette, perché negli ultimi anni della sua vita lei fumava questi sigarigi neri in Nat Sherman, tanto che ho trovato nella tasca della pelliccia un mozzicone nero che ho conservato in uno scatolino, e lei fumava le Lark Rosse, che sono fuori commercio. Sono riuscita, aiutata da mio nipote Lorenzo, ad acquistarle ad un'asta su internet, ed è il pacchetto di sigarette più costoso della mia vita. Chi è Maria Rosario Maggio oggi e quanto contano per lei la bellezza, lei è ancora splendida, e l'amore? La bellezza, diceva Oscar Wilde, è l'unica virtù che non ha bisogno di presentazioni. Io non l'ho mai usata, è stata usata da altri. Io non sono mai stata una ragazzina, non sono mai stata Giulietta. Ero già Medea a 17 anni, no? Per cui in qualche modo poi mi sono fermata. Ciò che sei dentro traspare, traspare anche fuori. Io sono anche qui come ambasciatore UNICEF. I bambini sono gli adulti di domani, e se noi non ci occupiamo dei bambini in qualsiasi nazione, non ci rendiamo conto che sarà difficile trovare quella pace che anche Papa Francesco anela. È il mio modo di essere mamma, come forse ha fatto la Fallaci. Non ho avuto figli come lei e spero di essere la mamma di tanti bambini. 7 mesi fa nessuno conosceva il suo nome fuori della colonia. Fermo! Avete iniziato una controrivoluzione. Le chef, se cominciassi ad avere paura. Anch'io ho paura da Mosca.